Allora, io... Allora, dottor Marchetes, medico epidemiologo con esperienza di amministratore. Allora, nel welfare aziendale la sanità integrativa sta facendo decisamente la parte del leone. In crescita sia l'offerta che la domanda, è incentivata anche dai contratti collettivi di lavoro. Allora, quello che volevo chiedere, è lecito secondo lei continuare in questa direzione o ci sono delle criticità nel suo sviluppo e alcune di esse potrebbero essere corrette? Ma la domanda ripiglia i temi che sono così stati autorevolmente sviluppati precedentemente, ecco. Per cui io rispondo volentieri con qualche, così, con qualche flash. La prima cosa è questa, le proposte che vengono fatte, diciamo quelle esemplificate nell'ultima uscita dall'amministratore dell'RDB, ma insomma che raccoglie, secondo me sono proposte abili e intelligenti. Io con Vecchietti ho una corrispondenza, non è noto solamente postale. Abili perché presentano dei dati assolutamente incomprensibili senza che questo venga rilevato in misura eclatante. Beh, uno dice, siccome 2 più 2 fa 4, io quindi costo 4, mentre voi fate 3 più 1, fate 5 e quindi costate 3. Insomma, questo è il livello di molteplici interventi. E come quell'altro che veniva ricordato nella tavola rotonda precedente, dell'ITA, il quale dice che ci sono in un posto qualche migliaia di presenti 12 milioni di persone che non possono curarsi per motivi economici e quindi nel discorso complessivo. Ora, queste affermazioni non sono un reato penale o civile, non so se c'è un problema di pubblicità ingannevole a cui, però sono un reato etico, insomma, consentitemi questo termine, sono un reato etico. Ecco. In qualche misura, quindi, nella quantità di discorsi, tutto questo viene fortemente appannato. Il secondo motivo, qui contraddico forse la professoressa Gravaglia, perché sono intelligenti? Perché l'ipotesi di espandere a tutta la popolazione i fondi integrativi fanno sì che quanto la professoressa Gravaglia osservava, che i fondi falliscano, in questo caso non fallirebbero. Perché si avvalgono allora di tre livelli di protezione. Il primo livello di protezione è l'arrivo dei capitani coraggiosi che offrono quattrini. Il secondo è la cassa depositi e prestiti e il terzo livello è il tesoro, come è successo per l'Italia, come è successo per il Monte dei Paschi, come è successo per le mutue quando le abbiamo rifinanziate via via. Ecco. Quindi quando il piatto diventa così grande si mette a un livello di sicurezza perché la quantità di lavoratori, non solo privati ma a quel punto anche pubblici, la quantità di interessi eccetera eccetera è tale che non si possono sul piano politico, anche sul piano sociale, e portarli a un impoverimento e a una non rispondenza di quanto. Mi sembra che questi siano i meccanismi. Quindi il resto è stato perfettamente esaminato. Io riguardo al punto centrale della proposta, che riguarda i fondi integrativi e la loro defiscalizzazione,
e il documento è stato presentato. Io credo che questo risponda alla domanda che tu mi hai fatto, che tu mi hai fatto, assumendo quel principio di un grande economista, Federico Caffè, la solitudine del riformista in qualche modo, no? Come primo passo, perché rimangono che alcune forme di welfare, che mi hanno parlato prima, aziendale, sono degne di tutela statale. Io credo di, anche con livelli diversificati, l'asilo nido è una facilitazione e anche una garanzia. Se l'asilo nido è territoriale e comunale, potrebbe avere una aggiunta, non dico in queste quantità, insomma, una maggior tutela. Poi, come fa lo Stato, solo per semplificare, se io mi faccio il bagno mettendo le piastrelle rimbiancando, non ho detrazioni. Se io faccio un intervento edilizio, cioè il 50%, se faccio un intervento invece che c'è anche un risparmio energetico, cioè il 65%. Quindi sono meccanismi noti, ecco. Quindi, e credo che lo Stato abbia il dovere di fare quello che un economista, premio Nobel, definisce una spinta gentile rispetto a indirizzi e obiettivi, perché la tutela della libera iniziativa esiste, le norme sulla concorrenza ci sono, le norme sulla pubblicità ci sono, e la fiscalità deve essere invece orientata non a quel che vuole il governo, a quello che vuole lo Stato, per inverare, per rendere più concreti e per attuare gli obiettivi e i principi della nostra Costituzione. Questa è la mia risposta.